Sono abbastanza dell'idea che anche sul San Paolo bisogna puntare in alto, come su tutto. Cioè c'è bisogno di trovare degli accordi su questioni immediate per consentire che le partite si possano giocare allo Stadio San Paolo, ma anche pretendere uno stadio completamente rinnovato, che era l'impegno della società, e su questo noi stiamo sul pezzo. Dopo il blocco di ieri della metro, anche in chiave turistica, non sarebbe meglio superarlo del tutto questo tipo di problemi per evitare disagi non solo ai pendolari ma anche ai turisti? I problemi tecnici fanno parte delle grandi infrastrutture. Ovviamente l'obiettivo di grandi aziende è fare in modo che i problemi tecnici siano sempre un'eccezione o una rarità assoluta, quindi non c'è dubbio. Anche io, quando accadono queste cose, voglio sempre cercare di capire, di comprendere quando c'è il guasto tecnico serio, quando c'è la sottovalutazione, quando c'è altro. Bisogna sempre cercare di comprendere e giustamente pretendere il meglio, anche perché quella opera ha avuto un'attenzione del Comune in questi 4 anni senza precedenti, credo sia una delle più importanti opere pubbliche italiane in questo momento, e quindi è importante che il livello di disagio sia sempre il più basso possibile. Ho avuto la conferma dai vertici dell'azienda che per fine settembre noi avremo una riduzione dei tempi di percorrenza dei treni a 8 minuti, e questo è un obiettivo secondo me anche importante.